Internews.it presenta il TG Internews. Benvenuti a una nuova edizione del TG Internews. Qualcuno una volta disse che un uomo percorre il mondo intero in cerca di ciò che gli serve e poi torna a casa per trovarlo. Ed è proprio tra le mura di San Siro che i nerazzurri trovano, anzi ritrovano, quel sogno atteso da 13 anni. L'Inter è in finale di Champions League e nell'alto di un cielo nerazzurro è pronta a volare verso un'unica destinazione. Ci vediamo il 10 giugno ad Istanbul. 180 minuti ed oltre per scrivere la storia. L'Inter elimina il Milan nel doppio euroderby di Champions League e conquista la finale. Dopo lo 0-2 dell'andata con i rossoneri padroni di casa, è di fronte ad un San Siro tutto nerazzurro che la squadra di Inzaghi mostra nuovamente voglia, forza e determinazione per completare l'opera. Gli unici rischi per i nerazzurri arrivano da un rigore in movimento di Brahim Diaz, ben parato da Onana nel primo tempo, e da un'azione personale di Leao conclusa fuori. Troppo poco per far male a quest'Inter, che nella ripresa chiude i giochi con la Lula. Lukaku al 74esimo trova l'intesa con un affaticato Lautaro Martinez, che però mantiene la lucidità necessaria per battere Maignan. 1-0 è il risultato finale a San Siro, che spedisce i nerazzurri direttamente ad Istanbul, dove si contenderanno la Coppa dalle grandi orecchie con una tra Manchester City e Real Madrid, che si affronteranno questa sera alle ore 21. Ci aveva creduto Simone Inzaghi, che in un mare di critiche è riuscito non solo a rimanere a galla, ma anche a trascinare con sé i suoi uomini verso l'obiettivo meno pronosticabile della stagione. L'allenatore nerazzurro si è detto orgoglioso per questo traguardo raggiunto con merito. «Quando sono stato ingaggiato dall'Inter mi era stato chiesto di arrivare agli ottavi», ha detto il tecnico, «e ora siamo in finale grazie al mio lavoro e a quello dei ragazzi». Sulla possibile avversaria del 10 giugno per Inzaghi non c'è alcuna differenza, perché reputa sia quella di Guardiola che quella di Ancelotti squadre di qualità. Il mister ha poi aggiunto che nel suo futuro si vede ancora sulla panchina nerazzurra e che serate di questo tipo ti legano ancora di più a certi colori. Dopo la notte di gloria e in conseguenza degli importanti traguardi raggiunti dai nerazzurri, arrivano buone notizie relative ai rinnovi di quei calciatori di cui l'Inter non può pensare di fare a meno. C'è l'accordo per il prolungamento del contratto di Alessandro Bastoni, che è pronto a legarsi al club nerazzurro fino al 2028. Filtrano sensazioni positive anche per Hakan Çalhanoğlu, che dalla sponda nerazzurra del Naviglio ha trovato stima e rispetto e non nasconde l'intenzione di rimanere a Milano. All'indomani di Inter-Milan ha parlato in esclusiva ai microfoni di Internews.it l'ex presidente Massimo Moratti, dichiarando che questa qualificazione rappresenta qualcosa di stupendo, che gli ricorda quel che è successo 13 anni fa e per lui è anche una rivincita per l'Euroderby del 2003. L'ex numero 1 nerazzurro ha poi affermato di essersi ricreduto su Simone Inzaghi, al quale vanno i complimenti e i meriti per aver tenuto duro. In quest'Inter c'è un giocatore che Moratti avrebbe voluto vedere in squadra nel 2010. Per scoprire chi è e per leggere l'intervista completa realizzata da Sandro Caramazza, visitate il nostro sito internews.it. Anche il doppio ex Fulvio Collovati si è concesso ad un'intervista esclusiva su internews.it il giorno dopo il decisivo Euroderby di Champions League. L'ex difensore ha sottolineato il grande divario tra Inter e Milan nella gara d'andata, mentre a suo avviso quella di ieri sera è stata una partita più equilibrata, con l'Inter che si è imposta soprattutto nella ripresa. La bravura di Inzaghi, secondo Collovati, è stata quella di saper ricompattare la squadra, di gestirla nel momento decisivo, di dar spazio e accontentare tutti. Nell'intervista realizzata dal direttore responsabile Riccardo Spignesi si è parlato del futuro di Inzaghi, della finale di Istanbul e molto altro. Potete leggerla sul nostro sito internews.it. Ora in campo la primavera di Christian Kivu contro la Sampdoria nella sfida valida per la 32esima giornata del campionato Primavera 1 e fondamentale per l'Under 19 nerazzurra che dalla settima posizione in classifica sogna i playoff. Seguite tutti gli aggiornamenti su internews.it. Per qualsiasi altra novità sul mondo Inter non perdetevi i prossimi appuntamenti con il nostro TG. Continuate a seguirci sul nostro sito, scaricate gratuitamente l'app, iscrivetevi al canale YouTube e alla nostra membership. Il TG Internews torna domani alle 19. Segui internews.it per restare sempre aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su tutto ciò che riguarda la tua squadra del cuore.
Se sei interista, non puoi non aver già scaricato gratuitamente e recensito l'app Android o iOS per avere sempre a portata di mano le ultime notizie sull'Inter. Ci trovi anche su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Telegram. Se sei in cerca di approfondimenti ed esclusive a tinte nero azzurre, internews.it è quello che fa per te.